Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con un nuovo cast. Io sono Black Force e mi sono dimenticato di togliere l'audio perché sennò è un bordello totale. Mettiamo la 24, ok, buono. Torniamo al replay. E oggi, come mia intenzione fare per le prossime partite di cast, vi porterò la finale dello IEM di Colonia fra Polt, con lo rosso in alto a destra, Samstorm Polt contro l'Inok, che altri non è che Hero, il Protoss in alto a sinistra. Il primo game, dicevo, non l'ho portato perché è stata una partita, è stata molto scaricata quella partita, quindi penso che più o meno tutti la conoscano, anche se devo dire gli amanti di StarCraft seguono alla grande le competizioni internazionali, quindi sono sempre ben aggiornati. Ho portato il game 2, che potete andare a vedere il video precedente a questo, e ora abbiamo il game 3. Non vi dirò come sta la serie, non vi dirò chi ha vinto il primo, chi ha vinto il secondo, così mantengo sempre la sorpresa e vi costringo ad andare a vedere i miei altri video, così stronzi ve li andate a vedere. Scherzo, vi lovo a tutti e andiamo a vedere cosa fanno qui i protagonisti. Vediamo Samstorm che apre con la sua casermina 12 e la sua raffineria 12. Strano, che i Terran debbano fare sempre questo contro Protoss. Sono in un periodo di rage contro i Protoss, quindi spero muoiano, perdano tutte le loro partite della vita, perché veramente non ne posso più di vedere Protoss che vincono facendo Zeloti e HT a caso. Qui una pausa chiesta da Hero, poi il game riprende. Qui come niente, noi saltiamo subito, andiamo a vedere quello che succede senza fermarci un momento. Spero che Fraps non laghi o cavolate simili, perché non so il motivo. Il PC non mi trovava più Fraps, mi diceva che l'avevo eliminato, quindi ho dovuto reinstallarlo. E quando si fanno queste cose live succede sempre qualcosa di strano. Qui vediamo Hero che ha aperto con Gate e un solo gas. La sua sondina cattivissima è andata a vedere cosa sta facendo Polt nella base. Ovviamente vede il Reaper che sta per uscire dalla caserma. Caserma 12, raffineria 12, ovviamente Reaper. E Polt vediamo che toglie gli SCV dalla prima raffineria per avere il minerale per andare a espandere immediatamente, come possiamo vedere. Questo SCV sta facendo parte il Reaper da parte di Polt, e c'è questa sondina qui che mi fa paurissima. Oddio, quando io vedo sonde che girano per la mappa, sempre molta paura. Intanto l'SCV torna nella base, probabilmente si fermerà qui sulla torre Xel'Naga. Intanto il Reaper sta arrivando e vedrà l'espansione. Quando vedete un Protoss expare, è già il primo sospiro di sollievo. Questa sondina birichina va a dar fastidio all'SCV che stava costruendo l'espansione. Intanto in base Polt sta facendo una Rax e un'altra. La prima ha messo il reattore sulla prima Rax. Qui vediamo il Reaper che ha trovato di fronte a sé il Mothership Core, che gli ha detto vai via, se no ti space la face, ti spacco il grugno. Intanto Stalker cronobustato e le due espansioni sono più o meno alla pari, arriveranno più o meno con lo stesso timing, un po' più avanti quella del Terran. Qui il Reaper che trova la sondina e la fa fuori, giusto così, e il Mothership Core che prova ad andare a vedere la situazione com'è in base del Terran. Terran qui che, avendo visto il Mothership Core, non mi sorprenderebbe se decidesse di spostare i marini in questa zona e intercettare il Mothership Core. Oltre alla seconda caserma costruita, sulla quale viene messo un Tech Slab, un'altra caserma ancora. Intanto ovviamente la raffineria è stata di nuovo saturata con tre estrattori. Mothership Core che se la prende con questo povero deposito, e qui arrivano ovviamente subito i marine a scacciare via il Mothership Core. Senza alcun problema. Intanto Reaper a centro mappa, che sta vedendo un po' la situazione, comincia a scendere i potenziamenti per il Protoss, più uno per la difesa, e la ricerca del Warp Gate praticamente quasi terminata. Il Reaper riesce ad entrare in base del Protoss, scavalca i due Stalker che erano a difendere l'entrata della seconda base. Vede la forza, vede un gate. Il Protoss che qui non ha veramente niente. Due gas, una forza e un gate.
qui ha il Magikarp che sta sparando per distruggere le rocce distruggibili. Consiglio del crepuscolo. Qui il Terran potrebbe provare un pushettino, dato che il Protoss non ha veramente niente. Sta prendendo queste altre due raffinerie, assimilatori, scusate, il Protoss. Il Terran, se fosse lui, proverei un push. Sta aspettando probabilmente la ricerca dello Steampack. E dello Steampack finito. Intanto sta ricercando anche lo scudo per i Marine. Sta andando con produzione costante di Marine e un Marauder. Gruppettino di unità che esce e si mangeranno. Intanto vediamo se il Marauder ha, non ha la granata combustibile il Marauder. Questo gruppo di unità si mangerà senza alcun problema i pochi Stalker del suo avversario. Intanto subito archivio dei Templari che scende veramente veloce per Hiro. È rimasto con un solo gate. Intanto c'è sempre questa sondina qua malvagia che voglio dire qui piazza un pilone proxy pylon e va in questa base qua. Intanto qui il Terran, vediamo, sta mettendo giù l'Engineering Bay, la fabbrica e il potenziamento dello Steampack è praticamente finito. Vediamo qui il Terran che fra poco comincerà l'ingaggio contro il Protoss che ha solo Sentry ma ha il Photon Overcharge del Nexus. Nessun problema, il Toss non può essere attaccato, guardate, cioè, è incredibile, il Protoss non può essere attaccato. Altro Proxy Pylon da parte del Protoss che probabilmente vorrà tentare un attacco fra poco, intanto qui ricerca della Storm per gli altri Templari e altri due gate che vanno giù per il Protoss. Terran che mette giù le torrette per prevenire lo scout dell'Observer e ora giù. Terza base attorno ai 10 minuti, perfetto. Per il Terran che intanto in base ha in produzione lo Starport, finito anche lo scudo balistico per i Marini, intanto in produzione anche lo spazioporto. E il reattore sulla fabbrica per poi andare a sbizzare. Subito scendono altre due caserme per Polte. E questa allucinazione comunque è andata a scautare la base del Terran. E sa tutto, non sa queste due caserme, ma ha visto la terza base di espansione. Quindi ora l'Enoch, ovvero Hiro, ha finito la ricerca delle storme. Vediamo se vorrà attaccare e punire questa terza espansione del Terran oppure tecciare anche a Colossi, andare nel late game standard. Intanto più 2 per i Protoss, per la difesa dei Protoss. Il più 1 era già stato ricercato. Il Terran è a centro mappa con un gruppo di soldati formato da Bio, Marine e Marauder. Non ci sono ancora i potenziamenti. E ricerca il più 1 per l'attacco. Altra allucinazione che arriva dentro la base del Terran, Terran che fa un modulo tecnologico e un reattore sulle sue altre caserme aggiuntive, qui ci sono questi HT, il Terran, questo può essere un buon ingaggio per il Terran che intanto ha trovato un proxy pylon, vediamo se ha trovato solo quel proxy pylon lì, il Protoss trova invece la fabbrica volante, non vuole neanche, non prova neanche a eliminarla, qui guardate qui quanti zeloti HT. Soprattutto Zeloti, poi ci sono due HT. Intanto è stata completata in questo momento la ricerca delle gambe, la carica per gli Zeloti e produzione continua di HT warpati. C'è questo Proxy Pylon, attenzione, Simstorm non trova il secondo Proxy Pylon, ma andiamo al centro mappa perché ci sono delle scaramucce fra i due giocatori. Intanto il più 1 per l'attacco di Polt è finito, il più 2 per la difesa del Protoss è finito. Terza base, sia per Polt che per Hiro. Hiro però è ancora in costruzione, leggermente avanti in macro in questo momento Hiro. Scusate, Polt. Avanti di macro Polt, ma qui bellissimo ingaggio da parte di Hiro. Bellissimi force field e poi le storm che puniscono la Bio. Rimane comunque sopra di supply il Terran che ha fatto qui un bruttissimo ingaggio, tante perdite per lui. Ora questi zeloti vengono falciati dalla Bio composta da Marauder con le grandi concussive probabilmente esattamente che servono per rallentare le unità. Intanto qui l'Arconte, la fusione di due HT si salva. Il Terran qui ha spostato l'armata del Protoss costretto a difendere la terza base. Qui ora il Terran potrebbe tentare un drop in questa zona.
Potrebbe tentare un drop in quella zona che è, lasciata, che è stata lasciata scoperta dal Protoss, dal Brotos, che intanto sta per completare il più 3 per la corazza difensiva delle proprie unità. Intanto qui la fabbrica che sta volando in giro per la mappa. Più 1 completato anche per Polt per quanto riguarda la difesa. Ora qui il Protoss ha 3 basi, può andare a tecciare a Colossi, Colossi HT. Tre caserme che scendono per quanto riguarda Polt, e in più ha messo giù probabilmente anche l'armeria da qualche parte, esattamente qua, armeria messa giù per continuare gli upgrade e andare anche a fare il più uno per l'attacco della match per i Viking, per andare ad intercettare i colossi e tirarli giù nel più breve tempo possibile. Intanto qui c'è un prisma molto birichino che sta trasportando due HT, uno Zelota e uno Stalker. Proxy Pylon usato anche per evocare altri Zeloti e HT, qui Storm dell'HT, qui deve micrare Polt. Anche senza micrare penso che riesca a portarsi a casa l'ingaggio. Attenzione qui perché il drop in seconda base è devastante, gli HT evocati fanno un male allucinante, ma c'è anche un drop in prima base per Polt che sta droppando direttamente in base a Hero. Hero Storm devastanti, però Hero sta a sua volta droppando col prisma in prima base del Terran. Il Terran qui, Zeloti, solo Zeloti, ci sono unità delle. Per quanto riguarda i due giocatori in tutte le basi praticamente, il Terran stava droppando in terza base, il Protoss è riuscito a scacciarlo, ma qui Hero è ancora dentro la prima base di Polt. Prima base di Polt. E qui Polt bravo a micrare le proprie unità, a falciare gli Zeloti che hanno il più in attacco che sta per arrivare. Non fanno malissimo, sono veramente però tosti da buttare giù perché hanno il più 3 per la difesa. Qui ci sono delle Medivac, attenzione, non devono essere interessate da Arconti e HT perché potrebbero fare feedback e tirare giù velocissimamente. Intanto la seconda linea mineraria per Polt è stata completamente tirata giù o comunque costretta a scappare in prima base. In prima base per non essere falciata da Zeloti HT, Zeloti che ora se la stanno prendendo con un povero Orbital Command. Qui c'è un gruppo di unità Terran con il più 1 per l'attacco, il più 1 per la difesa, il più 2 per l'attacco. Protoss che staziona a centro mappa, qui ora Polt è. Andiamo a vedere le entrate. Vediamo qui che Polt è nettamente sotto il suo avversario, Hero qui ha la partita in pugno, è sopra sia di upgrade che di macro. Brutta situazione questa per Polt, intanto qui ci sono ancora degli Arconti, 4 Zeloti e un HT che sono stati evocati da questo Proxy Pylon che sono pronti a fare dei danni in terza base. Terran, intanto il Terran che ha messo giù un quarto centro di comando evoluto ad OC per andare a ristaurare la parità di macro producendo SCV. Qui ci sono delle caserme che Polt non sta utilizzando, attenzione. Vediamo un attimo Polt. Sì, ha le caserme tutte selezionate. Qui il gruppo di Marine manda avanti alcuni Marine a prendersi la Storm. Se le sono presa tutta quella Storm, quei Marine. Ma qui il Protoss è veramente. Sta schiacciando il Terra nella propria base. Si va a prendere la quarta base completamente ignorato, ma intanto Polt sta droppando in prima base di Hero che si difende col Photon Overcharge del Nexus e ora qui Hero sta andando a fare un doppio attacco ai danni del Terran che è costretto a difendersi sia in terza base, cosa che sta facendo sia in prima base sia in seconda base e queste Storm cadono come macigni sopra i poveri Marine che vengono asfaltati, ci sono ancora dei Marine GG di Polt che dopo quella rush spietato Hero non è più riuscito a riprendersi e il terzo game va a Hero, a cui va anche un mio e un vostro, probabilmente GG per la partita. Questi sono i toschi che vorrei vedere più spesso, non quei toschi che si trovano in ladder, che fanno linee schifate varie. Qui un bel GL a Kef, a tutti voi che mi seguite, vi ricordo di mettere mi piace, commentare e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, noi ci vediamo con il prossimo cast, che sarà il game 4 fra questi due giocatori. Ciao a tutti ragazzi.